Buongiorno. In occasione della 17ª settimana della salute mentale da ISMDP AUSL di Reggio, la struttura riabilitativa del Borgo ha deciso di raccontarvi una storia di cambiamento attraverso una video intervista. Le persone con disagio psichico che intraprendono un percorso di riabilitazione hanno la possibilità di poter scoprire la consapevolezza di essere persone uniche con tante potenzialità utili per raggiungere importanti obiettivi di vita, ma soprattutto per sperimentare nuove strategie più efficaci per gestire la patologia. E il tutto non tanto in un'ottica di percorso di malattia, bensì di un percorso di recovery. Perché hai iniziato un percorso riabilitativo? Ho iniziato un percorso riabilitativo per mettere in ordine le mie idee. Avevo bisogno di ridimensionare la mia vita e i miei pensieri. Avevo tante paure da affrontare, tanti scheletri. Dovevo e devo capire e analizzare il mio passato, tutte le mie debolezze, da dove derivavano i miei pensieri, i miei problemi, le mie caratteristiche. Il motivo del perché avevo certi pensieri, insomma, come ero arrivata a stare così male, per ricostruire la mia vita, la mia salute mentale, per vivere una vita tranquilla con le mie responsabilità, per ritornare alla vita, per capire la mia persona. Il percorso in struttura ti ha portato a un cambiamento? E se sì, in cosa? Il percorso in struttura mi è servito per ricostruire i miei obiettivi, per riavere le mie autonomie fisiche e mentali, per liberare la mia mente e per costruire un futuro, avere sogni e passioni. E qua mi è stato dato modo di esprimermi. Hanno fatto un percorso su di me e le mie capacità. E soprattutto hanno creduto in me. Mi hanno dato tempo di capire le cose, le situazioni che mi danneggiavano. Mi hanno dato un vaso da riempire, un foglio da colorare, con delle piccole indicazioni, da riempire con il mio essere e le mie forze. Riacquistare sicurezza, riuscire ad essere la protagonista della mia vita. Hanno dato un modo di far uscire la mia persona al massimo delle mie capacità. I gruppi che ho fatto mi hanno aiutato ad esprimere le mie emozioni, mi hanno aiutato a capire come gestire la mia malattia e lo stress, capire i campanelli d'allarme e come gestirli, ad avere un comportamento assertivo che per me è stato molto importante. Mi ha fatto vedere la vita in maniera diversa, più serena e più completa.